Sono qui anche in qualità sì, di content creator, ma tratto tematiche, argomenti su disabilità, diversità, parità di genere, diversity inclusion, che sono tematiche che vivo sulla mia pelle in quanto donna con disabilità. Prima ne parlavamo anche con le mie colleghe creator ed è importante perché alle volte si pensi che i diritti, cioè nel senso sono, per carità, i diritti sono di ognuno di noi, però pensiamo comunque a persone con disabilità che tante volte vengono viste come purtroppo ancora, ahimè, cittadini di serie B. Quindi è fondamentale promuovere un'uguaglianza, una pari dignità sociale e io ci sto provando sui social, ma essere qui oggi è sicuramente un grande obiettivo e anche una grande responsabilità. Io so parlare poco il politichese, tra virgolette, però sicuramente ecco, avrei gli strumenti, ecco, tanti strumenti che mi mancano perché ecco, non sono nessuno, nel senso sono una giurista, sono un avvocato, però ovviamente essere una parlamentare è tanto altro e sicuramente quello che promuoverei è un abbattimento di queste barriere architettoniche, quelle fatte di cemento, quelle che purtroppo mi rendono ancora diverse, ci rendono diversi e anche le barriere mentali. Questo è un sogno. Vorrei che un domani ecco, non si parlasse neanche più di inclusione perché è talmente scontata che non se ne avrà più neanche il bisogno.